difficile trovare aggettivi per la performance del maestro, che tornerà sicuramente. Ora iniziamo a andare nel cuore della manifestazione con la gara. E allora, ci sono gli attestati di partecipazione per alcuni poeti. Io li chiamerò e se vogliono possono poi recitare la poesia con i nostri giurati e io comunque il tavolo di presidenza che consegnerà l'attestato. Iniziamo da Gianni Labbate, consegna Gaetano Tomaselli. Pensieri passava la nostra infanzia, o problemi me ne portano l'ansia. Penso e dico in trame testa che ogni giorno era una festa. Che i miei compagni, dopo la scuola, me ne buttavamo sopra una carriola, a scasa, a mezzo fango, giocando palloni con una lana. Non ci volevano grandi scienziati, mi sementano i occhi. Erano detti, enocidi, a Mucciarella o a Scarica Canale. Poi c'era Toccaferro, ma o meglio era Papà Gerolo. Maschiati, puntati e fino a fine erano tutti scialati. Ora tutto è cambiato nella mente dei bambini. Ora io ho solo di telefonini. Grazie. Allora, passiamo alla prossima poetessa, Valeria Grazia Grasso. Valeria, dove è lui? Quando si incontra qualcuno di solito si chiede a cui appartieni tu? Ed è questo il titolo della mia poesia che indegnamente ho scritto perché non credo di essere una poetessa. Inizio. New York, non tanto lontano, mi spiavo stringendomi la mano. A cui appartieni tu? Cominciai a pensare a tutti gli antenati, a mia famiglia di illustri persone, a Repuglia fino a settima generazione, mentre alla mente tornavano ricordi e grandi azioni. Poi, all'intrasatta, mi fermai e sciato pigliai. Troppo vite ripassai e scandagliai, e piano piano una domanda formulai. Ma tu, così, a cui appartieni tu? A risposta non tardavo a venire. Sono lo Signore, i tuoi mi feci con tanto amore. Grazie per la Grazie. Allora, se è presente si può avvicinare Rocco Nassi. Non c'è? Allora andiamo avanti. Teresa Carmine Romero, premia Enzo Schiavone. Me parisi. A inestra s'affaccia un cammino, una figlia chiama questa strada. Torno per un saluto.
e ogni volta pare più bello e poi sento meno. Un divario, volevo un domore, come un figlio pensa a mamma cerca sua. L'antica Grecia, casa di Sant'Anna. Tra i liri sul borgo mi crescivi, sento lei nel mio passato e non voglio tornare. Un cuore stretto nel petto, gli alzo la testa, sopra di mia rocca domina, tieni alto un pastello, stendardo il passato. Tutta le sue belle stagge in paese, come un vecchiaretto a riposare. Casi fitti fitti, si tengono bamando, quanti fatti di un mare di scudare. Tramandavano rispetto, archi e fioritura conservano la metà di una primavera. Urla nei ricordi, l'acqua da fiumare. I mammi di una volta calavano a lavare i panni di figlioli. Cucine, giù fu una linea, dopo cogiuto panni. Ancora da sterrughi i fulmini su nudda e pare che si senti odori panicati. Sciacquola sul musto e vino russo, cratoi che ancora campa. Poggio una stampedita di sapori a chi di me ci scorrovano. Non c'è l'ore in questo paese che può venire, è solo di vivere e di sapere amare. Camminano sulle strade umbri che passano assai pesanti per fare più comune. Sono uomini passati che non vogliono sentirlo. Viettarono da sta terra lacrime e sudura. Ballarono queste piazze. All'alto di bicchieri strusciavano tutta niente. Era buona sorte in questo suo paese. Sento augi di menoni. Dentro cuori miei mi dice, non li fai fuori da tua. Se ce l'avete voi il foglio, sì.
Allora, malotempo marinaro, il mestiere del marinaio, del vecchio marinaio, è un mestiere che tra qualche anno sarà estinto, quindi non ci sarà più. È un mestiere che sarà estinto, non ci sarà più, perché credo che in ogni paese... Marco, sì, sì? No. Mi pare che no. Sì, adesso. Il mestiere del marinaio, dicevo, che è un mestiere antico, una nostra tradizione, soprattutto per chi vive nei paesi di marina, e sono convinto che tra qualche anno sarà estinto, perché per esempio Branca Leone, che era uno dei paesi che ne aveva tanti, adesso c'è un solo marinaio, che con sacrifici e stenti si va avanti lo stesso. Io mi sono preoccupato come nell'anima di questi marinai, di ciò che passavano nella loro vita con il loro mestiere. Il titolo della poesia è Un nuovo tempo marinaio. Tempo di scirocco, mare che si incazza, si punta, si crispa e poi si alza. Ucchia lunda, fina di spumazza, pista in carina con tutta la sua forza. Lo marinaro, nero doruto, guarda e dirigia, si coglie il vento, ma non piglia la via. Barca, rima, falanghi, consu e rezzilli, lo pescatore con crescia le mise a lungo il barco. Non c'è pescato né per grandi e picceriti, palato fermo è solo mondo marinare. La braccia andà lo cuore che forte batte se pezzia, sacchette vacanti, ma contro la natura non c'è via. Che porto per la casa sta facci, né sordi né pisci. Una tavola consata, una pignata e piatta vacante, se non mangia la figliola mia con crisci. Lì c'è salate, un pezzo di pane e ti viene pure vacante. La figliola voglia un libro e pure un quaderno, ballava un redimo in casa mia dopo tre giorni. Lo grigio nuvolato che era a forma delle leone, ora pare una palomba o forse un bianco peggiore. Lo stendazzo di un cielo, come alla lampara faccio lume e a barca separinchi le pisce pure di bucconi. Ora cosa marinaro, la maglia di pezzini sciancata, cosa la forte e stretta che domani c'è andata a pescare. Bene, proseguiamo con una poesia in italiano adesso. La poesia è Geragio di Caterina Morabito. Ritira Cosetta da Verniti e prego di avvicinarsi per consegnare la menzione d'onore Alessandro Ritelli. Bene, andiamo avanti. Se c'è
l'altra poesia premiata, Antica Mendolina, di Vittorio Renzelli, se è presente, premia Antonio Zanettieri. Se non c'è, diamo la lettura della poesia. Sono una festa rande di campani
e in cielo si mandano l'orazione. Forti si sentono, non battono di mani e comincia così la processione. Grazie. Del signor Primacchini, lo so che sta lontano, da lontano. Guardi, forse potrebbe rispondere il poeta Giovanni Pavasoli, di me. Comunque Giovanni Primacchini, originario di Bruzzano Servilio, abita adesso, ormai è pensionato il nonno, e ha un balcone, e mi ha pregato come giovane nel 2014 a ritirare un premio presso un'altra associazione. In quel caso ho fatto anche io un po' di lettura, un po' di studio del mare, perché come dicevo il dialetto reggino è diverso da chilometro a chilometro l'altro. Va benissimo. Grazie. Altra menzione d'onore a Maria di Montestella di Cosetta Tavernini, premia Bruno Tomaselli. Una piccola piazza, poche case,
intorno tante luci accese e sul palco la banda che suona. È un mondo lontano, un paese di fiaba, dove la pace entra nel cuore. Piccolo porto, ricordo gli amici, le voci, le risate della tua gente, i monti, le grandi vallate, una casa, una chiesa, una scuola, un cortile, un bambino che gioca felice. Cose lontane, il tempo è passato, il bambino è già uomo, ma nel cuore il silenzio del bosco conserva e nei suoi occhi la serenità della madre. Dopo Bova andiamo a premiare con una menzione d'onore la poesia Amo di Carmela Maria Palumbo. Premio Paolo Aloi. La dottoressa Palumbo sta arrivando, sta cercando gli occhiali. Se siete, non abbiamo degli occhiali di sforzo. Siamo uniti tre di questi. Penso che vada bene, allora è come la tacchi destra. Che grave dire solo. Insomma, sì, si vanno bene. E intanto buonasera e grazie alla giuria, anche per l'impegno che avete confuso l'organizzazione per questo premio. Volevo, sono stata incaricata dal sindaco di San Lorenzo di portare i saluti, perché non gli è impossibilità di essere presente questa sera con noi. Amo questa terra, amo le mani che profumano di oliva appena cotte e di erba intrisa di rugiada, amo la pioggia leggera e la fatica del giorno, amo le ombre della sera che avanza e il volo basso degli uccelli e il cinguettio sommesso, amo il tempo passato ad aspettare i tuoi passi sulle pietre bianche del cortile. Grazie a te. Passiamo ora alla poesia. Lo stretto di Claudia Pugliese. Premia il signor Antonio Lucena della Voce del Sud. E non so. Il signor Lucena è anche una delle voci di Radiogramma Non Stop, trasmettendo le partite della Regina in trasferta. Ora la parola a Claudia per la poesia Lo Stretto. Intanto grazie, buonasera a tutti, grazie per questo riconoscimento che poi è legato a, prima a un grande parroco che è passato anche per una delle parrocchie in cui io sono cresciuta, che è Santa Maria della Presentazione di Montebello Ionico, è stato parroco anche lì, e poi a un grande santo che ci onoriamo di avere accanto, di avere come conterraneo, ma è un santo del mondo come hanno già detto. In più la mia poesia è dedicata a un tratto della nostra terra meraviglioso che mi ha accompagnato nei miei studi e dello stretto. Tu, stretto tra i tuoi cuori caldi e accoglienti, culli ogni dì le tue genti, silenzioso, mite, agitato e furioso, conduci paziente oltre l'orizzonte. Il vento, sibilante, sovente scuote le tue chete onde, il tempo amico tramanda di scille e caritti la leggenda. Fluido celeste, custode di vita, nascondi il mistero degli oscuri abissi. Raggi filtranti, distesa di diamanti, sulle acque chiare, limpide, si perdono nell'immenso. Scende la notte, la luce bianca della luna squarcia le tenebre. Una pioggia di stelle cade sul tuo manto e un intenso brillio
come fuochi nelle notti di festa. Bene, le date anche la foto di rito, andiamo avanti con Maria Raconsolazione di Carmelo Merenda, premio Sor Valeria. Dalla regia avevo detto così. Miraboloso, messo un aereo, una notte a Dio, e così mi convertì.
professore Carini è stato anche l'ideatore di kermesse pubbliche come l'Orma d'Oro, il Cantaduccio, e quindi è stato un onore per noi averlo qui. Andiamo avanti con il podio. Terzo posto per la poesia Orgoglio Recitano di Maria Meduri Romeo. Legge la motivazione il dottore Schiavone, premia il dottore Antonio Zavettieri e presente la figlia. Poesia dei liberi sentimenti passionali per la propria città, sulla quale il poeta riferisce in modo sincero e lodevole. La lirica volge alla speranza di tempi migliori e di nuove fortune per la nostra terra. Complimenti. Niente, mi dispiace non ci sia la mamma, ringrazio tutti, questa prima edizione importantissima, non soltanto per il nostro quartiere Vicinanze, ma sicuramente per, ovviamente per tutta l'Urbe. Grazie ancora di tutto, grazie anche a nome della poetessa Maria, che non c'è, vabbè, ok, alla prossima, grazie. Grazie. Procediamo con terzo posto per la sezione in italiano. Il premio va alla poesia dedicata a Scamparone di Rosa Mannaboni, legge la motivazione Domenico Guarda, premio il direttore della Voce del Sud, Leone Campanella. Il piccolo paese natio appare candido per la suggestiva e recente nevicata, mentre i borghi limitrofi di Staiti, Bruzzano e Ferruzzano vanno da sfondo alla campagna calabra, in cui Scamparone primeggia come limpida fonte di vita. Complimenti. Il venerdì precedente
alla prima domenica di settembre. Suona di campane nell'apparente della Santissima Maria, squille di trombe e canto corale, colpe di mortaio di grande energia, quante emozioni, bel momento sacrato. Grande commozione altro il pensiero, vedere i fedeli senza respiro, le mani impegnate ad accendere un cielo a piedi scalzi, e il dovuto sospiro. La gente grida, implorando il perdono, le lacrime scendono nel viso di ognuno, rego nel volto chiedendo condono, sperando in una grazia concessa a ciascuno. Parte la processione verso il santuario, si snoda nella stradella lungo il sentiero, arriva contenta al luogo primario, tutti in ginocchio per il Santo Rosario. Signora, Luzzano l'ha fatta da padrone, la prossima dovrebbe essere più vicina. Secondo classificato sezione Vernacolo, con la poesia Stella Riccio, il dottore Filippo Frattino. Legge le motivazioni Antonio Zalettieri, premio il dottore Enzo Schiavone. Poesia ispirata ad un profondo sentimento per la propria città, che viene mirabilmente descritta nei suoi luoghi più belli e suggestivi. La poeticità si lega alla piena conoscenza descrittiva delle bellezze e delle tradizioni regine. Complimenti. Grazie. Mi sento onorato di essere in questa sede non so se dirlo, comunque nell'ultima fase della santificazione di Padre Catanoso pare che io abbia avuto e abbia dato il mio piccolissimo contributo, non lo posso dire perché, ma è così. Dunque, sono orgoglioso di essere qua in questa sede, ringrazio la giuria per essere stata così buone con me. No, non siamo state buone. Perché non credo di meritarlo, comunque. Non è che lo avete fatto per amicizia. No, 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 sapevamo di chi era la poesia, Filippo, se sei un grato voi potete essere. Allora, mi sento, ne sono contento anche perché qua c'è è uno che io canto le sue canzoni, Gianni fa la sua, facciamo ruota, che probabilmente spero che lui canterà stasera. E poi un'altra richiesta che vi lascio in pace, il dottore Schiavone dovrà dire una barzelletta, perché non voi non avete idea chi avete davanti. No, 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 ma non è il momento di barzelletta. Sì, sì, ma dopo che l'hai detto, dopo che non può, ma è emozionata, allora, faccio questa grazia. Bella lì. Sempre Mendusa te bagna un fresco mare e attorno te circonda le montagne, a cauto vista vuole tornare le biglia o su le mezzo facce in bagne. Città che obbedia non desiste perché così ordina la sta natura. Città o terremoto che sorgiste che obbedia ancora di prima la sventura. Ci piace a tutto do lungomare, tino d'aioli, coronati ciuri. Ci sono alberi pure centenari che fanno un quadro di mille colori. Sui giorni te venti al alto mare, te sente stai una giornata sana, può essere chi botta può osservare un fenomeno chiamato la Morgana. Spesso a settembre sto mare te fiala uno spettacolo unico a sto mondo. Pare a Sicilia andar l'acqua se ti cala e noi per i miei casi rispecchiato un po' mondo. Reggio, città onde maturo bergamotto, te volissimo tutti più importanti, te volissimo vincesto un bello porto, come te vogliono più bene i governanti. Cuveni a Reggio tutto si innamora, resta a ca, non se ne vuole ire, di quante belle rande sta natura, che pure più negato si riferì. Te fanno i corona di ste monti e ste giardine tutte verdeggianti, che sono un diadema da tua fronte che ti rallegra cuore a tutti quanti. A luna che ti faccia lampione,
i monti che scendono l'oceano fino al mare, dimmi che sempre sia più bella tu con lui. E voglio citare un'altra volta mai passare. Grazie. Grazie, la mia promessa è te. Non l'hai promesso. No, a parte lei. Dottore, l'ha attestato con le motivazioni della confessione. Allora, complimenti. Prima classificata della sezione italiana la poesia Lettera a Francesco di Bruno Zacchia. Legge le motivazioni Domenico Guarna, premia Gaetano Tomaselli. Regina, la figlia se non sbaglio. Lirica dei toni suggestivi e discorsivi, evidente padronanza linguistica e competenza poetica. Revocazioni storiche fanno da sfondo a un'atmosfera fatta di piccole e grandi rimembranze di un tempo passato, ma ancora vivo nel cuore del poeta. Complimenti. Grazie. La poesia la declamerà Enzo Schiavone. Lettera Francesco. Comunque va bene più facile che venga a parte lettera. Ho letto il libro che mai dedicato, nel quale è disvelato un gran talento, il chiaro commentario, l'aver cercato della coscienza l'ultimo frammento. Hai risvegliato la coscienza mia con il ricordo di un tempo lontano, quando infatti tra sogni e fantasie avevi passi lenti piano piano. Verso la primavera della vita, nel bel paese che dell'Oriente guarda la piaga di spento e vestita, dal sol baciato già dalla sorgente. Rivedo il paesaggio del casolare, i luoghi come il pozzo e l'abbadia, ove sente la chiesa senza altare, nel verde incastonato di Maria. Dei credenti chiamata, di fattura remota che il riscaldo, quando mosse nella cala pretenda l'apertura, vide Fiorente e il cenobio prossimo. Scorse. E poi sognemmo ancora la Finlanda, dove verrà di parar la seta, di filantare a sfondi sarabanda per rendere tanto la fatica lieta. Caro mio corpo, stelle la spromonte, dolcemente disteso verso il mare, che per rapire tutto l'orizzonte, quanto magrata ancora il rimembrare. Le vecchie scale lastricate e tese, con lo scoccare degli asini ferrati e il ticchettare di pugni diversi, dei cufi, a sera, i gemiti intonati, tante rivolte e tanta nostalgia, ha ridestato in me cotale leggenda che parla di aver, per quanto sia lontano da questo tempo, la vicenda. Da te narrata non si gran bravura, come una storia vera che mi tocca sensibilmente, quando la natura muove la trama e il tempo si discocca. Te, figlio mio, che mai hai deliberato di collocare la storia del tuo paese, stai lì, che nel cuor sempre ho portato. Bene, intanto invito ad avvicinarsi di nuovo a Sor Valeria. Grazie. Si può avvicinare, procediamo con il primo classificato della sezione Vernacolo con la poesia Terra Mia è Rocco Criseo. Legge le motivazioni Enzo Schiavone, premia sua Valeria. Lirica caratterizzata da vivere esaltati sentimenti per la propria terra. Il senso poetico si coniuga ad un'importante scelta stilistica e terminologica che rimanda ad una pertinente consapevolezza umana, morale e religiosa. Un particolare riferimento alla poetica del grande Napoleone Vitale. Ringrazio la giuria, gli organizzatori, il pubblico presente. Sono felicissimo di essere qua stasera, essere stato premiato. Dato che sono arrivato prima, vuol dire che presenterò questa poesia per teatro concorso, perché evidentemente è piaciuta, sì, e quindi devono essere inedite, forse inedite. Allora,
particolare dettaglio. Questa poesia l'ho scritta proprio sul tema che voi avete dato. Mi sono ispirato proprio al tema vostro e ho scritto questa poesia che non l'avevo mai fatto. Avevo parlato tanto della Calabria, avevo parlato tanto del mio paese soprattutto, perché mi piace anche la satira, quindi anche l'aspetto satirico, non solo quello paesaggistico, ambientale e culturale. Però non avevo mai parlato dell'intera provincia di Reggio Calabria. E quindi mi ha fatto piacere, anche perché voi dedicate a San Gaetano Catanoso, che è vero che è un santo universale, però diciamo con orgoglio che è un santo nostro, perché è nato, è un figlio della nostra terra, e quindi noi ne siamo fieri e speriamo che effettivamente questo santo possa avere l'onore che merita. Va bene, terra mia. Voliva e mi saccio ricamare da nucleare una unghia e filo umani, i monti, i borghi e i ciumari che vanno dal Rosario a Pontastino, vecchi paesi all'alto della montagna pieni di storie e reti millenari, e lì sentieri vanno dalla campagna a mezza alle rovezze e le landrai, chiavi d'aranci e pedi di rivari, morelle censo e sporze di spina, ciurchi maesi e arbori vitali, vigneti che li trappano in vicino. A Rimiscilla c'è spichiana lea, vicoli stritti e luci di lampari, degli terrazzi con l'alta marea si sente forti l'onda di lumare. Roccata su pontoni c'è Ceraci, con i palazzi soli monumentali. Appena mostra l'arte senza stracci tra i suoi piazzi e tra i suoi portali. A Bova, Romudi e Mendolia, e non parlare di un greco antico, o caldi crapa, sempre si vestia, c'è solita lanterna a ogni spigo. Riggio incanta una fata morgana, che strugge i cuori a tutti i navigati. E la spromonti fino a Talagana, tu senti ancora storie di briganti. E terra forte, ricca di caloni, di suoni cielo e mare cristallino. E un giardino pieno di rosicchioni, che aura i gelasi di gelsomino. E terra prosperosa, piena di vita, di uomini che danni le mani, di gente che non fuggi alla fatica, che lotta sempre per non porsi pani. Dallo suo ventre ne scendono interati, tocano dal baro a campanella, per non parlare di saperi strati, uomini ingegno di sta terra bella. Questa è la terra mia, terra migranti, terra picciusa, che non spurna mai, li figli suoi che partono su tanti, ma lo so poi, resta sempre in casa. Grazie. Un ringraziamento per avermi supportato
e aver trasportato avanti questa iniziativa, al presidente della giuria, Domenico Guarna, che fino a ieri ha lavorato qui, anche da solo, e un altro ringraziamento al direttore editoriale della Voce del Sud, che ci ha incoraggiato e ci ha dato dei consigli preziosi, il professore Leone Campanella. Chiusi con i ringraziamenti, Enzo Schiavone, e poi, senza che io riprenda la parola, il gran finale con il maestro Gianni Cavasoli. Prima... No! Prima, con il maestro Cavasoli, che chiamo intanto qua ad avvicinarsi, invito il presidente di giuria a leggere la motivazione per questo riconoscimento a Gianni Cavasoli e a consegnare la parola. Partendo dal presupposto che i maestri avvengono sempre piani superiori. Però non è per noi, è per noi. Come l'avevi andato? Un bipede che guarda dritto negli occhi gli altri suoi consimili e cerca di leggere nel più profondo dell'anima le piccole storie della vita, quelle quotidiane, che ci rendono anche estremamente miseri, ma anche estremamente molto, molto ricchi. Grazie. È per me un onore consegnare questa data a Giovanni Cavasoli, Eccelso Cantastorie, fine poeta e custode delle nostre tradizioni e dei nostri valori, per la vicinanza ed il sostegno in questo percorso di valorizzazione e promozione del nostro bagaglio culturale e dei luoghi del santo, con stima e amicizia. Preziose le custodiscono le vestali. Complimenti a Roma. Ma perché vuoi rovinare la serata? Guardate, è stata una bella serata per me. Voi la volete rovinare e rovinare. Ho fatto voi. E ora vi conto una religiosa. No, senza burro, non si sente, ma c'è no, non si sente. Ma è stesso, tu si sente come ti mette la parete. No, ma io non mi diritto, se la mette lì, non mi deve parete, non ci mette lì, anche di diritto se la mette lì. Allora sapete che una volta c'erano Antina, che era Antina che sempre di unica popolo nessuno, ma io sono che si ballando, quindi sono delle processioni con il ballo. Dopo mi si chiamava tutta la cuccagna, si accompagnava e allora uno mi chiamava, c'era uno nessuno, era uno, questo faccio, diceva, metti in campo, metti in campo, comincia a liberare questi in campo. Quindi, ma sapete? No. No. Perché non ha fatto? No. No, se la sapeva, perché non lo chiamo su mano. Allora si cominciava, tutti i clienti si sono andati, cercate come fermate, non sapevo, ma che stiamo a fare? Chiamato sindaco, vuole liberare? Quindi chiamalo sindaco, c'è il servizio, c'è il servizio, sta facendo una lezione, ma porco, disgraziato, porco, sei un indegno, si mi distruggo di crescita, dice di dopo che mi entra un mazzo. Forse guardate, chiamato maresciallo di Carbene, chiamato maresciallo, ma se no, un maresciallo, signor amico, non è il momento questo, scendete qua, lo vogliamo tutti bene, ma come dice che vuole attaccare, disgraziato, non possiamo bene. Comunque, chiamo anche dell'ultimo marchigliolo, dice. Lì mi chiamavo un rappresentante religioso, non io non mi faccio cadere la nostra comunque, non era cosa sua, lì mi chiamavo la giurisprudenza. Ora la giurisprudenza è tagliata, allora dice, che succede io? C'è un taro lì, mi sono interessato, la giurisco sempre, il rappresentante religioso, la fede è quella, se invece non dopo a fare questa mossa, che lui dice, scende su cui scende la terra. Ma quando non scende con l'uomo, restavo. Dice, come vuoi scannare l'aria e tu non scendiste ora, senza che parli che tu scendiste? Un chiamato ci disse, scusa, ci disse lì, ma che c'è male ora? Che ti disse che la cedisco così? Ah, no, disse, ci disse, no, ma disse, ho curato. Che ti disse? Scendi o un taglio?
lasciato un ringraziamento. Nel frattempo Enzo ci pensa per la seconda parte, per la seconda parte. Volevo ringraziare tutti i ragazzi del gruppo che hanno lavorato insieme a noi per fare sì che questa serata venisse bene. È la terza serata che abbiamo organizzato dall'inizio dell'anno, dopo quella dei culturaggi e quella sull'ecoturismo. Mi riferisco a Maria Rita Sorbilli, Paola Loi, Cesi Tomaselli, spero di non aver dimenticato nessun altro. Daniele, Maria Chiara Chirico, spero che non aver dimenticato qualcuno, chiedo scusa. Carmelo, ovviamente. Allora, Enzo. Ma no, ma è un po' una religiosa, la dico anche io. Una religiosa la racconta anch'io. In Africa, fuori da un villaggio, un uomo incontra un leone. L'uomo si inginocchia e comincia a pregare Dio affinché lo aiuti, si fa il segno della croce, Dio raccomando, dai famiglia, cerchi mi aiuti, dai le leone. Se non che davvero il miracolo, anche il leone si inginocchia, si fa il segno della croce, grazie a Dio, un po' cibo quotidiano. Parole e musica, Gianni, cosa sono? Dai, prendiamola qua, non è giusto rompere la magia di questo, lo va subito a ripartire. Dai, continuo con la musica. Chiudiamo con una poesia che è il simbolo di un paese che ormai non esiste più. È il simbolo di una civiltà contadina ormai tramontata, che come diceva Corrado Alvaro, sulla quale non bisogna versare lacrime, ma bisogna trarre chi c'è nato il maggior numero di memorie. Tant'anni reggio, da che suo paese, canzoni, tarantelle e risate, non dove erano baroni o marchesi, ma tutti quanti facevano uscialata. Poi non c'è bellezza di intracore, non c'è armonia, non c'è sti calori, un paese che non c'hanno mori, la gente non è più come era ieri. Facciamo questa tutta.